Dopo un 2020 denso di emozioni tra ottimi risultati e situazioni incomprensibili, l'Anel si appresta a giocare l'ultima partita dell'anno. Mercoledì 30 dicembre, ore 18 al Menti, sarà ospite l'Entella, fanalino di coda del campionato. Il Vicenza, come noto, viene dall'impegnativa trasferta di domenica a Lecce. Dopo l'1-0 iniziale, i ragazzi di Di Carlo si sono visti rimontare dai padroni di casa ed hanno perso così una partita che fino al 60esimo sembrava ormai vinta. La sfida in Puglia deve ricordare che non bisogna mai dar nulla per scontato e che la concentrazione va mantenuta per tutti i 90 minuti, lezione che i biancorossi metteranno in pratica già da domani. In serata, come detto, arriverà la Virtus Entella, attualmente l'ultima classificata nel campionato. Finora la squadra ligure ha totalizzato 8 punti in 15 partite, dovranno per forza invertire la rotta per uscire dalla zona retrocessione. Nell'ultimo impegno hanno portato a casa la prima e unica vittoria stagionale contro il Vicenza, poco ma sicuro cercheranno di ripetersi. Il Lanes in cui ha fatto del Menti il suo fortino, nemmeno una sconfitta in casa in questa stagione, domani l'occasione per chiudere in bellezza. Mister Di Carlo ha già caricato i suoi ragazzi, adesso tocca a loro concludere con una vittoria un anno così impegnativo per l'ultima volta in questo 2020. Parola al campo.